Di procuratore generale presso la Corte d'Appello, del che il presente verbale letto, confermato e sottoscritto. Mi devo dire spesso il tempo di donna e devo dire che io conosco il procuratore generale Alberto Taglieva sin da quando ero uditore giudiziario. Allora io me lo ricordo ancora, Roberto, questa riunione, perché mi colpì profondamente, mi colpì Rosario, il suo rigore, la sua lettura morale, la sua capacità rigorosa di penetrare i problemi. Rosario Giardino, tra l'altro, la famiglia stava a Canicattieri. E mi riferisco in primo luogo, come intuibile, al fenomeno mafioso che nelle province di Ragusa, Siracusa e soprattutto di Catania non presenta rilievo minore di quello che deve essere la Sicilia occidentale. Ed inoltre al flusso dell'immigrazione illegale che ormai da molto tempo investe massicciamente quelle stesse province, con il corollario di problemi umani e sociali, ma anche di ordine criminale che lo accompagna, ed ancora all'allarmante situazione ambientale, conseguenza della fisionomia che nei decenni scorsi nel territorio ha assunto un certo modello di sviluppo industriale che connota alcune aree, in particolare nella provincia di Siracusa. Sono tutti fenomeni ed emergenze che richiedono, unitamente a tanti altri ancora, il costante impegno della magistratura inquirente e giudicante del distretto, che si segnala per il rigore e l'elevata professionalità con cui lo assolvo. In sintesi, nei limiti delle mie competenze, possibilità e capacità, mi sforzerò di esercitare le mie funzioni per rendere ai cittadini il servizio che dall'apparato giudiziario essi legittimamente si attendono. È vero che dentro ogni istituzione, ente, corporazione è presente in ogni epoca quello che c'è fuori, ma ho sempre pensato che i magistrati, per il particolare e l'altro compito che sono chiamati a svolgere, quello del giudicare, o secondo il ruolo del concorrere a giudicare, così incidente sulla cui libertà, sulla cui onore, sulla cui patrimonio, dovrebbero seguire canoni di comportamento più rigorosi, vorrei dire più austeri di quelli diffusi nella società del proprio tempo, ponendo se necessario limiti, per quanto gravosi, alla espressione della loro vita privata. Le cronache nazionali anche negli ultimi giorni ci dicono che spesso così non è, ma è necessario compiere uno sforzo collettivo per recuperare interamente il senso etico della professione del magistrato, che sembra si stia smarrendo, per ridare all'ordine giudiziario quel prestigio che è una delle condizioni per il riconoscimento della sua autonomia e della sua indipendenza. Per il perseguimento di questo scopo posso assicurare che il mio personale impegno ci sarà. Grazie ancora a tutti.